Ora parliamo un po' di questo libro, Oltre la democrazia, di Carsten e Beckman. Questo è edito non dalla Liberi Libri, ma dalla USEM Lab, la casa editrice fondata da Francesco Carbone, che abbiamo visto prima, in quanto è l'ideatore del podcast Il Truffone. Questo libro, Oltre la democrazia, secondo me è estremamente efficace nel guidare il lettore attraverso quel percorso che poi ho fatto anche io e che è diviso in due fasi, cioè la prima fase consiste nel rendersi conto del fatto che la democrazia è piena di gravi difetti, proprio difetti intrinseci, strutturali, che impediscono ai sistemi democratici di poter realizzare le promesse che fanno ai cittadini. Quindi non è soltanto una questione di disonestà dei governanti politici oppure di incapacità, è proprio un sistema disfunzionale quello democratico. E questo libro spiega nella prima parte perché è disfunzionale e perché è pieno di incentivi che spingono i governanti ad adottare scelte e comportamenti proprio sistematici, sistemici, che sono contrari a un armonico funzionamento della società. Nella seconda parte invece il libro propone l'alternativa, quindi è la seconda fase del percorso. Una volta che si è capito che il sistema democratico è intrinsecamente disfunzionale e conduce a conflitti sociali e anche al declino economico, a quel punto si è pronti per la seconda fase, cioè capire che esiste un'alternativa, che è appunto la società senza lo Stato, la società anarchica o al limite con lo Stato ridotto ai minimi termini, se proprio vogliamo pensare che debba esistere necessariamente uno Stato, quindi lo Stato minimo. Di questo libro io ho realizzato una audio-video lettura simile a quella che avevo fatto per il libro dell'avvocato Marco Mori prima di scoprire il pensiero libertario. Che cos'è un audio-video lettura? Io ho un canale YouTube che è pieno di lezioni di fisica. Per chi non lo sapesse, io insegno fisica in un liceo scientifico a Tolentino, vicino Macerata, nelle Marche. E ho tantissime playlist divise appunto per argomenti di fisica. Per esempio, non so, termodinamica, le onde meccaniche sonore, il magnetismo, la dinamica lineare e così via. Però ho anche alcune playlist dove appunto leggo e sintetizzo i libri libertari, come appunto il caso del libro Oltre la democrazia. In queste playlist io non leggo il libro per intero, ma soltanto le parti che ritengo più importanti, che per me sono le parti principali. Dico subito che queste sintesi audiovisive le ho fatte con il permesso degli editori e degli autori. E queste sintesi non è necessario guardarle in video, si può anche semplicemente ascoltarle. Per esempio, quando uno fa attività fisica, corre sul tapirulano oppure viaggia in macchina. Ci sono le pagine scannerizzate del libro, evidenziate le parti principali, e io mentre leggo le parti principali appunto scorro con il mouse, quindi si può sia guardare ma anche soltanto ascoltare, per esempio quando uno ha da fare dei lavori che non impegnano la mente. Quindi si possono ascoltare queste letture come fossero un podcast. Questo libro nella prima parte smonta una serie di miti del culto democratico. Sono i miti più frequentemente accettati come veri e indiscutibili da parte di tutti, praticamente di tutti noi, tranne che da parte dei libertari. Quali sono questi miti? Primo mito: votare è importante. Secondo mito: in democrazia governa il popolo. La maggioranza ha ragione, la democrazia è politicamente neutrale. La democrazia conduce alla prosperità. La democrazia è necessaria per assicurare un'equa distribuzione della ricchezza e per fornire assistenza ai poveri. Questo è un mito molto consolidato oggi nelle convinzioni delle persone. Quindi lo ripetiamo, la democrazia è necessaria per assicurare una equa distribuzione della ricchezza e per fornire assistenza ai poveri. L'altro mito è che in democrazia governa il popolo.
Proseguiamo con i miti. Settimo mito, la democrazia è necessaria per una vita sociale, pacifica e armonica. Altri miti, la democrazia significa libertà e tolleranza. Vedremo invece, approfondendo un po' il pensiero libertario, che la democrazia è in perfetta contraddizione con la libertà, quindi è antitetica alla libertà. Poi la democrazia promuove la pace e combatte la corruzione. E infine l'ultimo mito diffusissimo e consolidatissimo: non vi è alcuna alternativa alla democrazia, alternativa migliore, perché quando tu a una persona riveli che non sei democratico, quindi che non credi nei valori della democrazia, automaticamente quella persona pensa che tu sei o un monarchico, quindi sei a favore della monarchia, oppure sei a favore di una dittatura, perché gli unici sistemi alternativi oggi ritenuti possibili al sistema democratico sono la monarchia e la dittatura. Nessuno sa che esiste l'alternativa anarco-libertaria. Nella seconda parte, anzi nella terza parte di questo libro, viene spiegato come può funzionare invece proprio la società anarco-libertaria. E non a caso si fa l'esempio della Svizzera, che tra le democrazie europee è forse quella più vicina a una società anarchica, anarco-capitalista. Sembra strano, perché nei pregiudizi comuni che hanno le persone, la Svizzera, essendo uno Stato così efficiente e così ordinato, non può essere vicino a un sistema anarchico, perché nei pregiudizi delle persone anarchia significa conflitti sociali, caos, bande criminali che scorrazzano da tutte le parti e terrorizzando la popolazione. E questo fa parte appunto dei pregiudizi. La Svizzera è un sistema abbastanza vicino all'anarcocapitalismo. C'è quindi una parte finale dove i due autori del libro discutono come si potrà fare la transizione in un lontano futuro, transizione dagli attuali sistemi socialdemocratici alle società anarcocapitaliste. In realtà ci sono libri più efficaci nel tracciare degli scenari plausibili per questa transizione. Secondo me l'autore che più efficacemente spiega come potrà avvenire questa transizione è Michael Hume, nel suo libro Il problema dell'autorità politica. In estrema sintesi, Hume spiega che a causa dell'inevitabile degrado sociale e declino economico che sono conseguenze intrinseche dei sistemi socialdemocratici, allora è plausibile che in futuro i moderni stati democratici si frammenteranno sotto la spinta di indipendentismi e secessioni, in quanto le regioni più produttive, più ricche, si rifiuteranno, a causa delle crisi economiche e finanziarie, si rifiuteranno di contribuire in modo importante alla redistribuzione di ricchezza a favore delle regioni meno produttive e più arretrate. Per esempio in Italia potrebbe avvenire che alcune regioni, alcune parti del nord Italia vorranno staccarsi dall'unità d'Italia, vorranno rendersi autonome, come sta cercando di fare la Catalogna e Barcellona, sempre per motivi economici principalmente, oltre che per motivi culturali, per un forte senso di identità territoriale. Quindi la frammentazione porterà a micro regioni, micro territori che si autogoverneranno, magari delle città-stato anche che si renderanno indipendenti dallo Stato centrale e che si autogoverneranno. Praticamente in questo modo si va a realizzare una forma di libero mercato delle istituzioni, cioè della politica, cioè dell'amministrazione. Un po' come accade alla Svizzera. La Svizzera è divisa in 26 piccoli cantoni che sono stati quasi indipendenti e che vanno in competizione, in concorrenza tra loro. Perciò se un'amministrazione politica, il governo di un cantone
per esempio alza troppo la pressione fiscale, ecco che c'è una fuga di capitali e quindi molti cittadini magari si trasferiranno in un cantone vicino. Questo è possibile grazie alle ridotte dimensioni, ridottissime dimensioni dei cantoni. Viceversa, oggi con gli stati nazionali è molto più difficile mettere in competizione virtuosa un'amministrazione politica, un governo di uno Stato con quello di un altro Stato, perché il trasferimento all'estero è estremamente problematico per le famiglie, per gli individui che appunto hanno le loro famiglie, gli affetti, il lavoro, magari in Italia, e per loro è molto difficile trasferirsi in un altro Stato nazionale. Invece con una frammentazione in micro territori è molto più facile il trasferimento, e questa minaccia continua di trasferirsi dove le condizioni di vita sono migliori rende più virtuose le politiche dei governi. E così, ecco, spiegato un primo aspetto che rende la Svizzera una società abbastanza vicina al modello anarchico. È proprio la frammentazione del potere. Abbiamo detto prima, nei video precedenti, che un pericolo estremamente grave è quando il potere politico è molto concentrato. Quando invece il potere politico è disperso in tanti micro territori, il rischio è di totalitarismi e di un utilizzo sbagliato della democrazia si riduce. Tornando al libro di Hume, l'autore spiega anche, sempre tornando alla transizione da una società democratica a una società anarchica, l'autore spiega anche che oltre alle frammentazioni, gli indipendentismi e le secessioni, giocherà un ruolo anche la progressiva incapacità dello Stato di fornire i servizi essenziali. Quindi il degrado e il decadimento di tutti i servizi che lo Stato offre in qualità sempre peggiore. Quindi l'istruzione, la sanità, la sicurezza. Pensiamo alla sicurezza, oggi chi può dirsi sicuro nelle proprie case, nelle proprie città? Pochissime persone, la criminalità è molto diffusa. E allora lo scadimento, il degrado dei servizi dello Stato porterà a sviluppare un libero mercato in modo spontaneo, fatto di attori, agenzie private che all'inizio affiancheranno i servizi dello Stato in materia di istruzione, sicurezza, sanità e così via, ma poi, dal momento che saranno sicuramente più efficienti dei servizi offerti dallo Stato, progressivamente andranno a sostituire i servizi dello Stato, realizzando quindi quel libero mercato, laissez-faire, che è alla base, è proprio il fondamento della società anarco-capitalista. Quindi ecco perché si chiama capitalismo, capitalismo di libero mercato, dove lo Stato non interviene oppure interviene il meno possibile. Nel caso dello Stato minimo, interviene soltanto ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà e il rispetto delle libertà individuali. Per concludere il discorso sulla transizione verso una società anarchica, c'è un rischio che potrebbe interrompere questo processo. Hummer spiega che questo rischio è rappresentato dal fatto che la crisi sociale ed economica potrebbe subire un'accelerazione improvvisa. Quindi dobbiamo sperare che il declino sia lento e progressivo, perché se invece c'è un'accelerazione improvvisa, e quindi un crollo economico-finanziario mostruoso e problemi, rivolte sociali terribili, allora gran parte della popolazione potrebbe rivolgersi all'ideale di un uomo forte al comando, quindi un dittatore illuminato che prenda il comando dello Stato nazionale, con il rischio di tornare ai totalitarismi del secolo scorso. In questo caso, il progressivo, inevitabile, inesorabile declino delle socialdemocrazie, anziché far compiere un passo in avanti verso la società anarco-libertaria, farebbe compiere un passo indietro verso i totalitarismi.